Ciao a tutti, oggi parliamo di salute e in particolare di alimentazione. Perché parlare di salute e di alimentazione in un canale come questo, dedicato alla meditazione, allo studio, alla ricerca, alla riflessione e alla spiritualità? Boh, perché il corpo e la mente sono sia specchio che riflesso l'uno dell'altro. E perché come individui siamo parte della sinfonia della creazione. Chi siamo? Dove andiamo? Sono domande che ci attanagliano da milioni, ma che dico milioni, migliaia di anni. Qualcuno ha detto siamo quello che mangiamo. Pensate un po'. Siamo quello che mangiamo, eh? Che pensata, che enunciazione. Migliaia e migliaia di anni passati alla ricerca di qualcosa di essenziale che fosse in grado di svelare il significato della nostra esistenza per arrivare a questa formulazione. Siamo quello che mangiamo. Che cosa siamo? Siamo argilla del cosmo? Siamo questo io che sente, che percepisce? Che percepisce, che ricorda? O che si proietta? O tutto questo è solo un mascheramento? Siamo un continuo atto conoscitivo. Siamo un microfono spento? Siamo tempo e libertà. Siamo un ente che si trascende di continuo? Quell'ente che si interroga sull'essere. Siamo un essere gettato nel mondo e condannato ad essere libero? Un'inesauribile opzione di sé? Siamo il sogno di Brahma? Siamo la promessa di un Dio assente che abita la radura dell'essere? Siamo un'intenzione evolutiva? O l'universo? O la vita che cerca se stessa. Siamo il lamento del vento? O siamo forse il sogno del vento? E chi è questa identificazione individuale che se lo chiede? Che cos'è questo sorgere nel mondo di un qualcosa, di un essere che si interroga su se stesso e che si pone queste domande? Cosa significa? Cosa siamo? Siamo quello che mangiamo. E così, con questa enunciazione gastrica, stiamo a posto con le domande di fondo dell'esistenza umana. Hai capito? Sì. Ma passiamo ai consigli pratici. Oggi vorrei parlarvi di dieta paleozoica. Avete capito bene, paleozoica.
paleozoica. In che senso dieta paleozoica? Perché già mi immagino i sorrisetti sprezzanti, le battutine tipo ma se nel paleozoico non solo non ci stavano gli ominidi, non ci stavano manco i mammiferi. È ovvio che non sto proponendo dei magnasse brachiopodi, dinocefali, ammoniti e trilobiti, cibo tra l'altro di difficile reperimento ormai. Fammi a trovare 50 grammi di pesto d'ammonite. Ma non sarà forse rimasto qualcosa di quell'estinzione di massa che ha concluso il paleozoico? Perché se qualcosa è rimasto è sicuramente destinato a resistere all'usura del tempo e delle avversità. Come si dice, quello che non strozza ingrassa. Avete già capito dove voglio arrivare? No? L'idea sarebbe quella di nutrirsi esclusivamente, o quasi esclusivamente, di tutto ciò che è sopravvissuto all'estinzione di massa di 250 milioni di anni fa. E mi sto riferendo, è inutile che ci giriamo intorno, diciamocelo chiaramente, mi sto riferendo all'estinzione di massa del Permiano Triassico, e cioè dalla formazione di Pangea e Pantalassa in poi, per intenderci. Ed è tra le piante, in particolare, che dobbiamo andare a guardare. Lì, in quelle piante di cui vi parlerò, ci sono tutti i nutrienti che ci interessano. Qui troviamo dei veri e propri fossili viventi, una squisitezza per il palato, un'esperienza organolettica dai sapori unici e antichi. Insomma, il cibo vero di una volta, quello originario e genuino, dal gusto incontaminato, semplice e autentico. Sapori ormai purtroppo dimenticati, che si perdono nei meandri della biostratigrafia e tra pertugi di rocce magmatiche. Insomma, vogliamo riportare finalmente nelle nostre cucine questi veri, autentici fossili viventi. Mettiamo da parte l'alimentazione moderna, la catena industriale, i grassi idrogenati, il junk food, cornetti, cose da bar, robaccia di questo tipo. E dedichiamoci a un'alimentazione genuina, a quella che potremmo veramente chiamare alimentazione primordiale. Tra queste cose troviamo sicuramente le felci, equiseti, comunemente chiamate anche code di cavallo, troviamo il ginkgo biloba. Troviamo le palme, come la cicas, meglio se raccolta fresca sul posto per preservarne tutte le sue proprietà. Il cefalopode Nautilus, praticamente immutato dal Triassico e da mangiare con tutta la conchiglia perché è ricchissima di calcio, tanto per dirne una tra le tante. Insomma, questo è il gruppo di alimenti che non deve assolutamente mancare nella nostra dieta quotidiana. Ricchi di fibre e minerali dall'attività spiccatamente prebiotica, probiotica e provitaminica, ricchi anche di micronutrienti e fitocomposti dalle proprietà antinfiammatorie, potentissimi antiossidanti capaci di difenderci dai tanti danni causati dagli ossidi di azoto, che vuol dire fa, e tante, ma tante, tante altre proprietà che approfondiremo sicuramente nei prossimi video, perché tanto qui non ci abbiamo niente da fare.
ma soprattutto stiamo parlando di alimenti estremamente versatili in cucina, sia per le ricette più elaborate che per fare bella figura a casa con gli amici, anche se avete poco tempo per cucinare. In un prossimo video, magari, vedremo insieme qualche ricetta, come le scime di equiseti all'agro, o lo sformato di cicas alla cefalopode, o la finta carbonara alla biloba, o ancora, tenetevi forte, la zuppa di mare antico alla siluriana, così come veniva fatta 9 milioni d'anni fa, prima che arrivassero tutte ste novità triassiche, con questi ingredienti di dubbia origine. E ci siamo capiti. E non vado oltre perché direi cose scomode, per non parlare degli interessi e delle grandi macchinazioni mesozoiche, o della spartizione del potere del Giurassico da parte dei soliti noti. E qui mi fermo, va che è meglio. Bocca mia, state buona. Va bene, dai, per oggi è tutto. Ci vediamo per i prossimi consigli sulla salute. Un augurio a tutti di pace per il palato, forza nello stomaco e allegria nel colon. Cosa? Al microfono.